Grande fratello, Letizia Petri sbotta con Perla Vatiero e lei risponde: il motivo dello scontro, c'entra Beatrice Luzzi. Le due geffine, ultimamente, hanno discusso spesso per la gelosia della fotografa emiliana. Perla Vatiero e Letizia Petris sono diventate subito grandi amiche all'interno della casa del Grande Fratello, anche perché la fotografa emiliana ha sempre dichiarato di aver seguito la coinquilina durante la sua esperienza a Temptation Island. Ultimamente, però, Letizia sembra essere un po' gelosa dell'amica se parla con Beatrice Luzzi o Greta Rossetti e Perla si sarebbe stancata di questo suo atteggiamento. La geffina, quindi, si è confidata con Greta in merito a Letizia: io le dimostro tante cose, la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un'amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi, però, su tante cose io non me la posso prendere se la sua priorità è un'altra persona come, ad esempio, Paolo, ed è giusto che sia così, ma mo basta. Ripete sempre: lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei. Mo basta davvero. L'ultima discussione tra Perla e Letizia è nata dal fatto che la prima abbia scelto Beatrice e Greta come co-conduttrice a Radio Grande Fratello. Il confronto tra Perla e Letizia. Letizia Petris, dopo la scelta di Perla Vatiero per Radio Grande Fratello, ha deciso di affrontarla: che motivo avevi di chiamare Bea e Greta e non me? Tu vuoi fare la dinamica adesso? Ho sentito che hai detto a Greta mo basta. Tu sei la mia priorità assoluta e io per te no. In questi mesi hai avuto delle accortezze per loro che per me non hai avuto ed è palese. Ma va bene così, io per te le ho sempre avute. Per Greta fai delle carinerie che per me non fai. Siamo sempre io, te e Greta, e per la radio hai scelto lei e Beatrice. Sentirti dire mo basta mi fa arrabbiare. Io che ti ho lasciato anche le coperte per la notte perché so che avevi freddo. Tu non le noti le cose che faccio per te. Potevamo fare la radio insieme e invece. Mi è arrivato anche un aereo che mi diceva: tu dai troppo e devi iniziare a prenderti cura di te stessa. Se ti vedo scegliere Bea mi viene da dire ma scherzi? E poi non si dice mo basta. La risposta di Perla Vatiero. Perla Vatiero, quindi, si è innervosita e ha risposto: ma cosa dici? Io mi sono intromessa in tue discussioni per difenderti e mi sono fatta il fegato amaro. Questo non è dare la priorità? Io non dimostro nulla? Se ho scelto Bea è per la situazione specifica della radio, ho pensato al contenuto, non c'entra nulla l'amicizia. Quindi tu da me non hai nulla in cambio? E poi basta dire che io sono la tua priorità assoluta, tu giustamente spesso metti davanti a tutti il tuo ragazzo e io lo comprendo e lo trovo giusto, ma non dire cose false. Prenditi più cura di te stessa.